Ragazzi, si parte. Secondo me sono io che mi porto sfiga con il piccione. Nonostante io stia partendo quasi sempre all'inizio, riesco comunque a perdere al terzo round, quindi vediamo come andrà adesso. Sono continuamente primo, checkpoint preso. Evitiamo queste palle. Arriva al centro, devo evitarla. Passiamo sulla sinistra, passiamo sulla destra. Mi ha schiacciato. Ok, non sono il primo. C'è Psyduck davanti a me. E non solo lui, a quanto pare. Vabbè, ho sbagliato malamente la direzione su cui lanciarmi. E ovviamente, raga, questa è la mia fine. Questa è la mia fine. Ne sono sicuro. Checkpoint? Va bene, sì, ok. Ma da quando cade anche la frutta qua? Non erano solo le delle palline? Adesso c'è proprio tutta la frutta possibile e immaginabile che mi prenderà. Non mi ha preso. Qua si stanno tenendo 22, 23. No, non è vero. Non. Ok. Sono contento. Sono contento. Ce l'ho fatta per uno. Per uno, veramente. Ragazzi, siamo al rullo. Prima l'ho gestita molto bene. Dovrei riuscire a farcela anche adesso. Vediamo com'è questo fantomatico prossimo terzo round. Se riesco a superare, ovviamente, il rullo. Parto sempre dalla viola, è incredibile. Che figo come hanno fatto l'esterno di questo livello. Non l'avevo mai notato, ero sempre concentrato sul rullo. Anche qua c'è un ninja, c'è un boscaiolo, c'è un supereroe e un triceratopo. Cosa? Tanto ci muori. Ci muori tantissimo, ne sono sicuro. Meno uno. È cambiato qualcosa in questo rullo. Non era così prima. 11 su 16. No, 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 no. Mio Dio, 12 su 16 eliminati. Torno sul giallo. In questo livello non c'è minimo bisogno di saltare. Quindi state attenti quando saltate. Qualificati. Qualificati, ragazzi. No, raga, siamo in 25. Non può esserci di nuovo il giochino delle code, vi prego. Ci sarà. Ci sarà perché poi ovviamente sono sfigato. Non sarà mai il memory. Quindi. Rip. Sì! È il memory. Perfetto, lo perdo. Adesso che sono tutto entusiasta del fatto che ci sia il memory, lo perdo. Allora, vediamo. Dammi la frutta giusta. Banana e anguria. Le prime due sono sempre le stesse, va benissimo. 10 secondi per memorizzarla, ma finché sono due, io ce la faccio. Io mi ostino a guardare l'altro schermo perché c'ho la mia faccia lì già. Vediamo cosa c'è. Banana e anguria. Banana. Resto fermo. Easy. Uva, banana, mela, arancia. Uva, banana, mela, arancia. Ok. Posso stare fermo. Uno è stato eliminato. Prossimo. Ciliegia, uva, arancia, anguria. E mela. Ok, dovrei averli memorizzati. Un altro eliminato, ragazzi. Terzo round finito. Easy. Perfetto. Per un momento ho avuto paura perché l'ho visto fermo per troppo il coso. Non pensavo di essere qualificato, ma invece sì. Rimaniamo in 21. In 20. Ok, due squadre da 10 per il calcio. Sono arrivato al quarto round. Cioè, vi rendete conto? Io sono arrivato al quarto round. È un qualcosa che non succedeva da secoli. Calcio, esatto, avevo ragione. Sperando di essere nella squadra vincente almeno una volta quando si fanno le cose a squadre. Vediamo. Io sono nella squadra blu. Avevo ragione. Puntiamo subito la seconda palla. Parata, ragazzi. No, mi ha scavalcato. Dove è finita la. 2 a 0. Easy.
L'ho mancata, l'ho mancata. Dov'è la? Manca una palla. La palla da golf, questa vale di più, vale molto. Non mi ricordo se sono 5 o 10. No, 10 è l'uovo. Il fatto è che rotola in modo molto strano. Però riusciamo a mandarla dentro. Siamo a 2, arriviamo. No, vale 1. Ma cosa vuol dire che vale 1? Questo gol al rimbalzo è epico. Abbiamo, ragazzi, un tecnico di squadra di quelli proprio. Wow, wow, wow. Io non posso anche stare fermo. Posso anche stare. Me ne sto in porta. Guardatelo, guardatelo. È precisissimo, è perfetto. È incredibile sto tizio. E non ditemi che ce la farà di nuovo. Dai, perché veramente la cosa diventa impossibile. Mi metto in moto per fare un altro gol. E disconnessi in due. Hanno capito di aver perso. In 30 secondi non possono fare gol. A meno che non gli arrivi l'uovo. È un altro gol. Dai, questo lo contiamo come un assist, vero? Sì, sì, lo contiamo come un assist. Quel tipo si è schiantato in terra. Guardatelo! È sempre lui. È sempre. Questo gioca da una vita. Da prima ancora che il gioco uscisse, secondo me. Dai, arriviamo a 10 gol. O gliene facciamo fare uno, no. Non gliene facciamo fare neanche uno. Sì, ma non ci dobbiamo incastrare tra di noi. 10 gol, perfetto. 4 secondi alla fine, perfetto. Non c'è bisogno che mi muova. Finito. Ultimo round, raga. Questo era il quarto, quindi per forza siamo all'ultimo round. Siamo in 10 persone. Vediamo. Io vorrei chiedervi come si fa quel coso dove bisogna acchiappare la corona. Però non lo voglio fare perché non posso farlo. Non siamo in live. Lui, è stato lui. Lui è molto forte. Fall Guy 7738. Lui è molto forte con questa cosa del calcio. Cos'è? Ok, Jump Showdown, va bene. Riuscirò a vincerlo? Mi sembra piuttosto impossibile. Io vi giuro che non capisco perché la gente si mette a correre da una parte all'altra. Sino a quando non sono sicuro che quello che ho sotto i piedi sta crollando, io non salto, cioè non mi muovo. Posso rimanere fermo e saltare, quelli cadono. Va benissimo. Quelli sono stati incastrati. Eliminati un bel po'. Oh no, sono un idiota. Ho saltato troppo presto. Non voglio rage quittare. Non voglio rage quittare. Ma sono molto vicino a farlo. Ve lo devo ammettere. Sono molto vicino. Vediamo chi vince. Dai, non può che vincere. Io ho stima di questo. Ho stima del tizio del McDonald's. Quello del drive-in, però. O meglio, McDrive. Guardatelo, è proprio lì agguerrito. Riesce. Riesce. Secondo me riesce, ragazzi. Vabbè che uno è un po'. No, io porto sfiga. Io porto sfiga a me stesso e a tutti gli altri che sto aspettando. C'è poco da fare. Questo c'aveva anche la coda di piccione, quindi sicuramente ho usato le piume per volare. Va bene ragazzi, questo video si conclude qua. Ne provo un altro. Ne provo un altro. Ci sono andato tanto così vicino alla vittoria. Ne provo un altro e vediamo come va.